le scorte dietro. Questi ci sta, una volta che sciamano, escono fuori, l'ape regina va bene, fa il volo nuziale e poi si raggruppano tutto su un ramo. Non so se l'avete visto, lì, a primavera si vedono. L'ho visto e forse ho chiamato proprio te qualche anno addietro su un albero di pino che ci eravamo spaventati perché c'era questo bozzolo e tu proprio Nicola mi hai rassicurato dicendo non ti preoccupare perché quel c'è avendo un gruppo di api che sta cercando posto, vedrai che fra qualche giorno non ci sarà più. E difatti devo darti ragione, dopo qualche giorno non c'era più niente, tanto che pensavo, ma i ragazzi con qualche pietra, qualcosa l'hanno fatto volare, però intorno non c'era neanche un'ape più, quindi certamente è proprio questo che tu dicevi, si raggruppano per poi andare a fondare una nuova famiglia, una nuova colonia di api. Di solito quando escono la prima volta dall'alveare grande si raggruppano come un grappolo due, appeso a un ramoscello di albero che c'è, e si posano più vicino possibile dove stanno gli alveari, dove è uscito. Lì ci stanno delle api esploratrici, si chiamano, un gruppo di api, che saranno 50-100 api, che girano. Girano per trovare casa, però loro stanno fermi, perché la prima volta si stanno 2 o 3 giorni. E allora fanno questo lavoro le api esploratrici, un gruppo di api, che girano per trovare casa. Una volta trovata la casa, si spostano. E se non trovano casa, si spostano in gruppo tutti quanti. E se vanno a posare un altro ramo, può darsi a 2, a 3 km o a 5 km, si fermano e fanno lo stesso lavoro finché non trovano una nuova casa, che può essere un buco a un albero che è vuoto dentro, e si vanno a conficcare. Gli ulivi, per esempio, l'albero degli ulivi, anche lì, diciamo, sotto, di solito è vuoto. E quindi se riescono a trovare qualche buco vanno lì e ricominciano di nuovo. Lì vanno a costruire sempre, non con il legno, però solo diciamo la cera, ci fanno le casettine piccole, le cellette, lì e costruiscono di nuovo come stanno facendo loro. Nicola, emettono un suono le api? Le api emettono un suono, dipende, per esempio se un alveare, per esempio, è rimasta orfana della regina, che muore, anche qui è un mistero perché non si sa, loro se ci sono delle covate, diciamo, dove dovrebbero uscire le normali api, si rifanno l'ape regina, però anche qui, per esempio, è un mistero che non si sa, insomma. Perché loro, una volta che diventa orfana, cercano di rifarsi la regina, perché l'ape regina è l'unica che depone le uova dove nascono le altre api. Quando si va a aprire, per esempio, un alveare che è orfano, orfana di regina, allora che si sente un rumore particolare, non volano tanto le api. Quindi, diciamo, un apicoltore, uno di questi, se ne accorge subito che diciamo, la regina è morta, non c'è, e quindi si devono riprocurare, insomma, l'ape regina, sempre se hanno le covate, se no diversamente si prende un telaino da un altro alveare senza le api, con le larve piccole e altre cose, e si fa mettere in mezzo alla famiglia che è orfana, e lì si vanno a ricostruire di nuovo la regina. La regina è, diciamo, è un'ape più grande, è il doppio di questa qui, è facilmente si vede, però qui non c'è, pare che non ho guardato bene prima quando ce l'ho messo il telaino. Queste si sentono un po' agitate perché queste stanno
quando stanno dentro l'alveare è tutto chiuso e quindi hanno pochissima luce che entra da sotto. Se vedete, questo la porta. La buca di sotto di solito c'è una retina dove gli entra un po' di luce e in più ci cadono anche la varroa, che sono dei piccoli insetti che vanno a succhiare il sangue alle api. E quindi servono, diciamo che questo poi l'ha costruito un po' l'uomo, insomma, per portare avanti. Questo poi l'alveare, c'è la porticina qui, questo d'inverno non è che si chiude completamente, si potrebbe anche chiudere, per pericolo che ci stanno altri insetti, altre cose, che vanno a mangiare il miele, e quindi va chiuso anche sotto con un altro coperchio, diciamo che si infila da sotto per chiudere, per ripararli un po' dal freddo. Allora, mettendoci così vicino all'orecchio, percepiamo un suono. L'uomo non ha fatto altro che sfruttare le cose che una persona molto molto importante per noi ha creato. Secondo voi, secondo Thomas, Matteo, Federica, Alice, Christian, Matilde, chi è questa persona molto importante che ha creato le api e le ha create per noi? Dio! Quando vi fa male la gola, a Matteo che gli fa male sempre, a Thomas che gli viene la tosse, la migliore cosa è il miele con il latte. Con il latte dalla mucca di? Mia. Senti Nicola, ci vuoi ancora dire qualcosa? Ma diciamo che le api hanno una funzione importante. Alcuni scienziati dicono che se dovessero morire tutte le api del mondo, anche l'umanità dopo 20 anni scomparirebbe del tutto. Quindi non possiamo fare a meno delle api, che hanno una funzione importante. Quando passano da un fiore a un altro, quindi da un albero di frutto a un altro, tutto, serve anche lì l'impollinazione. E nascono così le mele, altra frutta, le pesche, le ciliegie e così via, insomma. Tutti i frutti che noi mangiamo, diciamo, serve l'impollinazione. Se le api pungono, muore. Sì, questo pure è vero, muore l'ape, ma non muore perché appunto, quando va a infilare, diciamo, il punciglione, magari al braccio di Thomas, per esempio, quello come si ritira per volare, purtroppo gli rimane una parte, un budellino dell'intestino dove è attaccato il punciglione, rimane sulla pelle, ecco perché l'ape muore. Come fa per il miele? Allora, si prende tutto il telaino, questo qui. Facciamo finta che è tutto pieno di miele qui. Allora lo riporto al laboratorio a casa, ci sono dei macchinari e diciamo una volta che è pulita, perché diciamo le api, una volta che riempiono di miele tutte queste cellette qui, lo coprono, lo chiudono, sembra con un sottile strato di cera. Poi si va a tagliare. E quindi va a una centrifuga dove gira la centrifuga e il miele esce sia da una parte e sia dall'altra senza rompere il telaino. Il lavoro delle api allora è di allungare le cellette, perché vedo che questa la cera nuova è sottile sottile, guardate bimbi com'è sottile, eh? Invece dove ci hanno messo il miele è diventato doppio doppio, vero Nico? Sì, è vero. Quindi le api che fanno con la loro bocca, il loro lavoro, che allungano, fanno le case più grandi, perché queste sono case piccole, 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 non ci potrebbero mettere il miele. Invece queste sono le case
più grande, fanno i muratori, come il muratore lo fa più grande per metterci il miele dentro, che poi Nicola va a smelare. Come si chiama questo dopo la smelatura? Il favo di miele. Il favo. E allora, bimbi, grazie a chi lo dobbiamo dire? A Nicola, che ci ha fatto vedere le api, il favo, la casetta, l'alveare. Prima di tutto dobbiamo dire grazie a Dio che ci ha fatto dei doni meravigliosi. E le api, che è un animale meraviglioso, laborioso, così piccolo ma tanto grande perché ci dà il miele, ma tutto, gli uccellini che sentiamo cantare, il sole di questa mattina, l'aria che respiriamo, gli amici che teniamo e tutte le persone, mamma, papà, sono tutti doni del grande e buono Dio, Padre di tutti. Allora, mentre le api ronzano e il loro canto, il loro dire grazie a Dio, noi da parte nostra diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo.